Carlo Mucciardi e tanti altri cazzoni. Sì, sono costretto a dire così perché quando il caro Carlo Mucciardi scrive questo, la verità te la dico io, ed è questa. Se tu, come tanti altri cazzoni, non avessi messo il nome di Biglino nel titolo, di visualizzazioni non ci sarebbe nemmeno la tua. Fate ridere. Insomma, il mio pezzo, che fa ridere al caro Carlo Mucciardi, che come al solito egli non è il cazzone, sono cazzoni gli altri. Ma chi dà del cazzone agli altri è perché sa bene di che cosa parla. E chi sa bene che cosa sia e significhi essere cazzone, normalmente è così, spinto a vederlo negli altri, ma dovrebbe vederlo su di sé. Perché? Il titolo del mio pezzo era Contro i fan di Mauro Biglino e non contro Biglino. Ecco, il nocciolo del problema, secondo questo signore, è che, grazie all'uso improprio del nome Biglino, che calamita tutte le osservazioni, perché Biglino è al centro del problema della fede in questo nostro mondo, che, poveretto, è così pieno di persone incapaci di tradurre, che si aspettava l'arrivo proprio entusiasta di Mauro Biglino, il quale finalmente scoprisse il vero, ossia che quando si arriva al settimo cielo, la Bibbia è un grande casino. Questa è la grande scoperta di Mauro Biglino. Il grande casino di chi, preoccupandosi di vedere qualcosa, vede un grande casino, ossia non vede niente. Ma poiché ci sono tante persone che nella Bibbia non vedono niente e sono, come questo signore dice, che sono tanti che sono così, che attaccano chi è così, ecco che allora il cazzone si ribella perché si vede toccato sul vivo. E cosa ha di più sintomatico da fare? Toccato sul vivo deve dire che sono gli altri. Io non faccio questa opera qui perché Biglino è uno studioso che segue i suoi criteri. I soggetti che usano lo studio di Biglino per arrivare a conclusioni cui Biglino nemmeno dichiara di puntare a scoprire chissà che cosa. E invece ci arrivano costoro che hanno scoperto finalmente, grazie a quello che Biglino non cerca nemmeno, che finalmente si è scoperta proprio questa grande menzogna che esiste sulla Bibbia, che è un libro come quello di Topolino, come l'Iliade, l'Odissea, come Pinocchio. Ecco, tu la cercheresti la verità nel libro di Pinocchio. Sono soltanto i poveri di spirito che non sono capaci di vedere oltre il proprio naso che si sentono toccati sul vivo quando gli toccano colui che hanno elevato a mostro sacro perché gli risolve tutti quei problemi che gli rompono dentro nella coscienza. Perché si sentono dire che la Bibbia è un libro divino, così così, e
mordono il freno contro questa dichiarazione. E appena arriva uno studioso che, per le sue linee di azione, arriva alle giuste conseguenze delle sue linee di azione, ecco che sono usate non come esse puntano a essere. Perché? Perché se Mauro Biglino non punta a fare quello che sembra che gli vogliono far fare, allora perché sono proprio tutti i fanatici di Biglino che si sentono toccati dal vivo? Quanto dicono nei confronti di chi mette in risalto proprio la ristrettezza del compito che Biglino assume, quello del traduttore che sulla base delle sue traduzioni arriva a delle conseguenze. Tutto il resto è fantasia. E invece questi, che sono veramente dei grandi intelligentoni e che giudicano invece cazzoni gli altri, ecco, non capiscono veramente un fico secco, e non capendo nulla si attaccano proprio a chi dice dalla Bibbia non si capisce niente. Perché? È perché ci sono una quantità di versioni che sono tante e tali e diverse tra di loro, che ogni nazione ha la sua versione della Bibbia nella sua lingua ed è diversa da quella di un'altra versione di un'altra lingua. Di conseguenza non c'è una sola versione della Bibbia. Ogni traduttore che va lì e cerca di capire che cosa è scritto arriva a conclusioni diverse, perché, dice Biglino, e lo dice giustamente, la Bibbia era scritta con consonanti. Introdurre delle vocali come quelle che furono introdotte dai Masoreti porta a certe conseguenze, ma introdurne altre sulle stesse radici di consonanti porterebbe a intendere vocaboli che invece di dire rosso dicono nero, che invece di dire bello dicono brutto. Di conseguenza la traduzione è proprio piegata alle intenzioni di chi vuole tradurla e animato a vedere dentro un gruppo di consonanti delle cose anziché altre, le introducono, e di conseguenza abbiamo versioni che dicono cose opposte tra di loro. E quindi non possiamo aspettarci nella Bibbia una traduzione che sia unica, perché è condizionata proprio alla vocalizzazione che è fatta. Non sappiamo, dice Biglino, quali erano le vocali che inizialmente erano usate. Dobbiamo basarci sui Masoreti, che a un certo punto hanno fatto questo lavoro di metterci dei segni tali da introdurre una possibile vocalizzazione, perché altrimenti il testo era illeggibile. Ma a seconda delle vocali che sono messe, e poi erano quelle giuste, non si sa, viene fuori una versione anziché l'altra. E allora, innanzitutto, se uno non è un cazzone, arriva a capire che la Bibbia non deve essere osservata per la vocalizzazione, ma per quella che era all'origine, ossia un insieme di consonanti, ossia di numeri. Ma se uno, invece di occuparsi dei numeri, si occupa delle parole che diventano quei numeri quando si aggiungono delle vocali come uno vuole, ecco che allora chi cerca di fare delle traduzioni da parte dei numeri arriva a tutto il possibile e non arriva a una traduzione unica, non ci arriva. Questo sono io stesso a metterlo in luce, e faccio rilevare che tutti coloro che invece vorrebbero che da questo discorso che fa Biglino venisse estrapolato il fatto che Biglino si occupa solo di parole e non di numeri,
Ecco, ma allora se Biglino si occupa solo di parole e traduce parole, che in effetti all'origine erano numeri, cosa fa? Fa qualcosa che non era quello che era la Bibbia originale. Ma quando ci sono teste di cavolo che non sono capaci di capire le critiche che ricevono le persone, e appena toccato il biglino immediatamente reagiscono e si permettono di chiamare cazzoni tutti quelli che osservano con attenzione quello che fa biglino e lo chiudono nella verità che è solo quella a cui arriva lui attraverso la traduzione di parole che parole non erano, erano numeri. Allora si arriva a capire che il punto dove arriva biglino è molto molto limitato. Non è quello originale, ma guai a dirlo a chi non è capace di ragionare. Io faccio un esempio. Lo faccio tutte le volte che voglio far capire come normalmente noi andiamo male, perché la nostra condizione umana è nelle mani dei più imbecilli, perché sono i più decisi che entrano in azione. Quando facevo il servizio militare io, c'erano all'improvviso di notte, in camerate affollatissime, tra militari che erano costretti durante la giornata a portare dei stivaletti che erano tali da non fare respirare i piedi e i piedi sudavano. Ora, dopo che li hai tenuti tutto il giorno e la notte in una camerata togli quelle che sono delle scarpe male odoranti, guai se i piedi fossero anche sporchi, sudati. Allora, per una questione di igiene, era anche giusto che magari alle 2 di notte all'improvviso si accendessero le luci in camerata. E c'era la cosiddetta rivista Cingoli, ossia tutti quanti coloro che dormivano erano osservati nei piedi per vedere se erano piedi puliti. E se non erano trovati puliti, c'era la cromatina nera che era spalmata sui piedi e questi soggetti erano costretti ad andare a lavarsi con attenzione per togliersi tutto quel nero che gli era stato messo ai piedi affinché fossero finalmente puliti. Questa era una cosa salutare. Ma un giorno che io ne discussi con coloro che erano gli aguzzini di questa operazione, questa fu la motivazione secondo la quale era giusto farla. Quando io ero una matricola, l'hanno fatto a me e allora io lo faccio a voi. Ecco, è giusto che lo faccia anch'io perché l'ho patito io pure. Questioni di igiene non contano niente, conta soltanto il fatto che avendo avuto io questa costrizione quando ero un imbecille, adesso che io sono diventato un nonno, ho tutto il diritto di fare io l'imbecille. Ecco, vedete, il mondo, quando è governato dagli imbecilli, subisce questa mortificazione. Perfino le cose salutari sono travisate nei loro veri motivi. E una salutare opera di pulizia e vigilanza perché questi piedi siano finalmente tenuti puliti è fatta non perché è giusto che questa pulizia almeno impedisca a piedi puzzolenti di infestare poi di puzza una camerata con 30 persone, che immaginate voi che miasmi porta nell'aria, no. È giusto
fare questo perché l'ho patito io. Ecco, questo nostro mondo è governato a tutti i livelli da gente così. E questo signor Carlo Mucciardi è un campione di questo, perché non trova delle motivazioni intelligenti da opporre a chi fa un video per esaminare fino a che punto vale l'opera del biglino. No, questo immediatamente cosa dice? Se tu, come tanti altri cazzoni, non avessi messo il nome di biglino nel titolo di visualizzazioni, non ci sarebbe nemmeno la tua. Fate ridere, sei tu, amico, che fai ridere. Sei tu, caro Carlo Mucciardi, che ti occupi di questo argomento. Chi è un cazzone?